Un sorriso? Grazie. Progetto di oggi, una mug rug. L'ho trovata su internet, me ne sono follemente innamorata. Sono dei banalissimi e semplicissimi mini quiltini su cui poggiare sopra la tazza. Prego, tazza di Frankenstein Junior. Si possono fare di qualunque dimensione. Questi qui sono fatti in modo da avere lo spazio anche sul fianco per metterci due biscottini, per esempio, per portarseli in giro e poggiarli sul tavolo senza rovinarlo. Li potete fare con qualunque tecnica vogliate, utilizzando tutti quanti gli avanzi che avete sul fondo del cesto da cucito, facendoli, non lo so, con un tipo di quiltatura che vi va di provare, che però non avete voglia di fare su qualcosa di grande, perché sennò poi chissà come viene, eccetera eccetera. Ci potete applicare, ci potete fare quello che volete. Li trovo assolutamente deliziosi come regalino da dare a qualcheduno. Cioè, per esempio, una tazza del 99 cent, una mini mug rug, fa una figura deliziosa come regalo. Vi faccio anche vedere il mio angolo di cucito, che è ancora da finire. Qua sopra ci sono qualche libro, ovviamente una Matmos, c'è ancora un po' di attrezzi sparsi qua e là, un po' di scatole con vari progetti iniziati, sotto c'è lo spazio per tagliare il ferro da stiro, che viene usato ovviamente solo per questo scopo in questa casa. Qui c'è l'ultimo progetto che stavo facendo. E qui si può stirare o tagliare, ovviamente. La stringere là dietro, perché al momento sto provando a usare questa Husqvarna che ho appena ricevuto. E vediamo come va. Sono riuscita a recuperare miracolosamente il manuale di istruzione tramite il sito. E qua dietro ci sono tutti i vari attrezzi e via dicendo. Qua sopra devo mettere un tubo un po' più basso per mettere questi meravigliosi contenitori dell'IKEA che adoro. Con qui dentro ci andranno le varie forbici e altre cose. Qui si attacca la videocamera per fare i tutorial, che così punta direttamente in basso. Top. E qua sulla parete bianca vorrei fare dei riquadri o dei disegni con la vernice magnetica, in modo poi da attaccarci tutti quanti i vari progetti e cose strampalate di altro genere. Vi devo mostrare altro? Direi di no. Qua ci sono i vari cassetti con anche qui un po' di stoffe e via dicendo. Bene, allora vai col tutorial. Per realizzare la nostra mug rug ci serviranno due pezzi di stoffa rettangolari, se volete metterci a fianco un biscottino, così, oppure anche solo quadrati, se volete invece poggiarci solo la tazza. Quelli che ho deciso di fare io sono 5 pollici per 9 pollici, ma la dimensione, come vi dicevo, è assolutamente arbitraria, dipende da cosa volete poggiarci. Quindi un pezzo per l'esterno, un pezzo per il retro e qualcosa per foderarla. Io ho pensato di utilizzare un vecchio pile, i soliti avanzi di coperte. Forse due strati starebbero anche meglio. Poi abbiamo la carta biadesiva. Questo è un tipo particolare che ha due fogli di carta, uno sopra e uno sotto, in modo che pelando un pezzo di carta sia un po' appiccicosa e si riesca a posizionare meglio i pezzi per comporre il disegno prima della stiratura finale. Non posso dire che mi abbia entusiasmato. Il foglio di Teflon, su questo volevo fare un discorso, non so se farò tempo in questo video, casomai ve ne parlo meglio più avanti. Comunque, nel caso volete comprarlo, controllate con attenzione anche i negozi di pasticceria, le forniture per pasticceri, perché può costare molto di meno rispetto a quello nei negozi di patchwork, ed è assolutamente la stessa cosa. Poi abbiamo un disegno. Io ho deciso di utilizzare questa simpatica clip art che viene utilizzata anche per fare il ricamo in appliche con le macchine da cucire. E le stoffe che vorremmo utilizzare per comporre il nostro disegno. Per prima cosa dobbiamo tracciare le forme da tagliare. Qui l'abbiamo già fatto, anche perché è un po' difficile tenere la videocamera e disegnare. Qui, vedete, ricordatevi che il disegno verrà speculare, quindi dopo verrà girato in quest'altro verso. Tenetelo da conto nel caso abbiate disegni che devono per forza guardare una direzione o nell'altra. Dopo aver disegnato la forma principale, disegniamo tutti quanti gli altri dettagli, per cui le due parti tonde bianche degli occhi, i due pallini neri degli occhi, in questo caso il collarino e, se vogliamo, qualcosa da una decorazioncina da mettergli al collo. I baffi non li faremo con questa tecnica perché sono molto sottili. Io avrei voluto usare il ricrack, si chiama in inglese, non so il nome in italiano, questa specie di fettuccia storta
però l'ho finita. Mi è rimasta solamente in bianco e in rosso, che decisamente non si presta bene per il gatto. Nel caso l'abbiate così sottile, secondo me dovrebbe fare un bellissimo effetto. In questo caso non ce l'ho e quindi faremo uno zigzag. Ecco qua disegnati i vari pezzi, le due parti bianche degli occhi, quelle due nere, il corpo con la coda e il collarino. Dividiamo i pezzi lasciando insieme quelli che corrispondono allo stesso colore. Quindi gatto, occhi bianchi, occhi neri, collare e il pezzettino per il bottone. A questo punto si tratta solamente di abbinare il giusto pezzo di stoffa al giusto disegno. L'avete notato che io non ho tagliato perfettamente lungo il bordo, perché rifinirò quando avrò finito quando avrò già incollato la stoffa. Questo, come vi dicevo, è una strana carta biadesiva che ha anche dietro una carta, per cui io devo pelarla via prima di cominciare a stirare. Nel vostro caso invece, in quella normale, verrà semplicemente così: da una parte la carta su cui disegnare e dall'altra parte la superficie collosa. In questo punto prendiamo la nostra stoffa, quella per il gatto, abbiamo deciso di farlo grigio, giusto per non essere proprio totalmente banali e non fare sempre solo gatti neri. Eccoci qua, la stoffa la mettiamo sul rovescio, prendiamo la nostra forma, l'appoggiamo sulla carta, sulla stoffa. E stiriamo. Ogni carta adesiva viene con le sue istruzioni. Questa che vi stavo dicendo, che sto usando io, è lo Slight Steam Seam 2. Nelle istruzioni specifica di utilizzare il ferro settato sulla temperatura del cotone per 10-15 secondi. Io tendenzialmente non sono così brava ad andare a controllare ogni volta, lo lascio a temperatura alta, cotone lino, per 5-6 secondi fermo, immobile, e poi lo sposto un poco per farlo aderire meglio. Adesso vi mostro. Ecco tutti quanti i pezzi abbinati alle loro stoffe, il nostro pezzettino di bottone tagliato quadrato. A questo punto prendiamo il ferro da stiro, sul fondo vedete ho il quilter's press, che negli anni si è veramente massacrato. Quindi con il ferro sulla temperatura del cotone resto ferma per 5 secondi circa, poi muovo un poco e grosso modo siamo a posto. Poi state molto attenti ovviamente a non confondere un lato e l'altro della colla, perché abbiamo dovuto pulire il ferro fin troppe volte e non è gradevole quando ci si incolla sopra. Altrimenti utilizzate direttamente subito il foglio in teflon, semplicemente poggiandolo sopra. Poggiate sopra, stirate come se non l'aveste. Qualunque tipo di problema, si incollerà il foglio di teflon, non al vostro ferro da stiro, che come vedete nel mio caso fa abbastanza schifo. Dopo contate anche qui una decina di secondi, oppure lo prendete su per un angolo e lo fate arieggiare. Quando è freddo, potete controllare anche con un angolino, vedere che non si stacchi, ritagliate lungo tutta quanta la linea che avevate disegnato. Adesso vado a farlo. Questi sono i vari pezzi ritagliati. A questo punto basta semplicemente pelare via la carta. Sentendola sentirete che è rimasta la colla attaccata alla stoffa, che infatti avrà un aspetto lievemente gommoso. Possiamo comporre il disegno. Per questo bottoncino mi ero dimenticata, adesso lo tagliamo seguendo, guardando il disegno e non più guardando il retro in questo caso, e seguendo semplicemente i contorni del nostro disegno, e dopo lo metteremo tutto quanto sul foglio di teflon per comporre il disegno. A questo punto si tratta solo di comporre il disegno. Abbiamo l'immagine di riferimento, posizionare i vari pezzi in modo da comporre il disegno finale. Qui c'è il suo bottoncino, poco più in qua, eccolo qua. Adesso basta dargli, una volta che siamo contenti di come è venuto il risultato, basta dargli un'altra pressata con il ferro, stesse impostazioni di prima, e aspettare sempre arieggiandolo un poco in modo che la colla si raffreddi, e a quel punto tutto quanto il vostro disegno in appliqué è pronto per venire stirato sopra come un unico pezzo sopra il vostro
sotto la coperta, quello che è sul pezzo di stoffa. È molto molto comodo quando si tratta di disegni molto complicati. In questo caso i pezzi sono pochi, si sarebbe potuto anche fare man mano i vari passaggi in un unico colpo. Ma nel caso dei disegni molto complessi è meglio man mano costruire la figura prima di stirarla. Quella che uso io, dicevo, è Steam Sim 2 Lite, per cui non dura se si lava, se non le si è cucita. Quelle più forti, invece, quelli heavy duty, non hanno neanche bisogno di venire cucite. Si può direttamente utilizzarle fatte in questo modo, senza aver bisogno poi di rafforzare la tenuta. Ahia. Eccolo qua, pronto da staccare e attaccare sulla nostra mag rag. Per fare la mag rag su cui applicare il nostro gattino useremo il metodo più semplice di tutti, giusto per fare rapidamente. Allora abbiamo detto una stoffa per le sopra e una stoffa per di sotto. Mettiamo le due stoffe una sopra l'altra, dritto contro dritto, e il tutto lo poggiamo sopra il pile. Il pile può essere anche un pochino più grande se volete, in modo da non aver problemi di stoffe che si spostino. Ecco fatto il nostro sandwich. Facciamo, se vogliamo, due spilli, andiamo sotto la macchina da cucire, cuciamo tutto salvo una parte su uno dei fianchi, mai sull'angolo perché è molto più scomodo poi da girare, per poterla poi rigirare. Una volta cucito tutto intorno, lasciando aperto come al solito per girare, tagliamo via gli angolini. Facciamo girare il tutto attraverso il buco che abbiamo fatto. L'abbiamo girato, è pronto per... abbiamo utilizzato anche l'osso di seppia, in realtà va bene anche un bastoncino cinese, per tirare fuori per benino gli angoli. Stiamo attenti qui, dove è il punto che avevamo lasciato aperto, di far coincidere i due bordini. Dopo aver fatto la ribattitura e aver chiuso il punto in cui avevamo lasciato aperto, siamo pronti per metterci sopra la nostra applicazione. Mettetela dove più vi piace, io pensavo sul lato perché così quando si appoggia... aspetta, c'ho la coda che se ne va. Quando si appoggia la tazza non si poggia sopra il gatto. Comunque tutto quanto a vostra discrezione, dipende dal tipo di applicazione che avete, eccetera. Quando l'avete sistemata nel posto che vi piace di più, a questo punto un altro pezzo tocco di ferro con la stessa temperatura e tempi di prima e lei è pronta e fissata. A questo punto, fosse un quadretto da appendere, non mi preoccuperei, la lascerei anche così. Invece nel nostro caso, visto che poi andrà lavata, perché so già che si coprirà di macchie di tè, briciole di biscotto e via dicendo, gli daremo una cucita. A vostra discrezione come farlo, si può seguire il contorno con un zig zag, oppure fare una quiltatura che stia sia dentro che fuori, come preferite. Anche il resto del disegno lo si può quiltare sia prima che dopo aver messo il gatto. Potete per esempio andare a seguire le righe qui dei tondi, nel mio caso, e poi fissarci il gatto.